Un abbraccio infinito per Don Beniamino Bedini. Non è bastata la chiesa del Sacro Cuore e neppure la piazzetta antistante per contenere le centinaia di persone arrivate a Capezzano Pianore per l'ultimo saluto al sacerdote tragicamente scomparso in un incidente stradale martedì sera nella galleria della Bretella, Lucca Viareggio. Una morte improvvisa a soli 45 anni, forse causata da un malore, che ha lasciato un dolore fortissimo, non solo nella famiglia, ma anche nella comunità che da appena 4 anni guidava la parrocchia di Capezzano, Santa Lucia e Monteggiori. Giovani, giovanissimi, anziani, famiglie intere, fedeli arrivati anche da Lucca, dove era stato amatissimo per il lungo sacerdozio di 16 anni a Sant'Anna, vicino ai ragazzi, ai gruppi musicali e amante del calcio. Lui suonava la tromba. Io anche faccio parte del gruppo musicale, quindi Capezzano, Fanfare Alpini. E questi qui che quando si incontrano tra musicisti, noi si parlava, difatti dovevo provare con lui con l'organo, che lui suonava anche l'organo, di fare un pezzo da soli, in chiesa, io e lui io con la tromba e lui con l'organo, però purtroppo. Moltissime le autorità, presente l'amministrazione del dotto quasi al completo, il questore di Lucca Maurizio Dalle Mura e i vertici della polizia stradale. Don Beniamino, originario di Carrara, era cappellano territoriale della polizia. Persona brava, persona a posto, persona di noi, uno di noi, ecco. Se dice che sia bravo, molto bravo, e proprio specialmente i ragazzi, la gente anziana, erano successivo. È una persona giovane e siamo rimasti un po' tutti così. Oggi tantissima gente. Tanta, e poi tanti magari un po' solo lasciare il lavoro, sennò andare da fare festa comunale oggi per la persona. Dall'altare l'arcivescovo Italo Castellani, che ha celebrato la messa, ha letto il messaggio di cordoglio del nuovo vescovo Paolo Giulietti, che si insedierà domenica 12 maggio. Un lutto che colpisce anche il mondo del volontariato e della vicina Misericordia di Capezzano. Aveva un ottimo rapporto, riusciva a farli aggregare in un ambiente protetto senza essere invadente.